E benvenuti in questa nuova diretta per chi si vuole fare le domande importanti, le domande difficili. È come bambini, no? Quando vi chiedono il perché, ma perché papà? E tu gli dici, guarda, non lo so neanch'io, e ti inventi qualcosa. La domanda di oggi è come gestire diverse tipologie di investimento e di trading, come fa una banca di investimenti. Che domande si pone una banca di investimento? Che domande mi sono posto io nel mio quando ho deciso di affrontare più operatività? Allora faccio il forex, allora faccio le cripto, allora faccio le azioni. Non è che a un certo punto gestisco queste tre operatività e mi trovo nei pasticci con tutte e tre. Come faccio, anzi, a cercare di fare in modo che non vadano bene tutte e tre insieme, ma non vadano male tutte e tre insieme. Partiamo sempre dai problemi. Se le cose vanno male, come gestisco? Quindi partiamo dal rischio. E oggi la cosa che vi invito a fare è fare delle domande che possano girare nella vostra testa nel dire: ma sì, bello diversificare in più operatività, ma quali possono essere i problemi che mi affliggono? Così io vi dico alcune risposte che mi sono dato, che per me sono state il trampolino di lancio verso una scelta convinta, consapevole e anche, come ti posso dire, stramotivante, perché poi non è che deve essere un ah sì, vabbè, ok, va bene così. No, deve essere qualcosa di estremamente convincente. Oggi non siamo in Toscana, come potrebbe sembrare alle mie spalle. Ma siamo scappati da un albergo dei fantasmi, un albergo bello che ha trovato Mirella, di solito sceglie lei, così se ci sono problemi non mi prendo delle responsabilità, perché io ho il problema che attiro i rumori. E in questo albergo bello abbiamo avuto due sfighe clamorose. La prima che gli spazi comuni molto belli, da cui avrei fatto delle dirette molto piacevoli, erano bloccati, incelofanati per il Covid e nessuno lo sapeva. L'altro è che praticamente passavano due treni che a un certo punto si incrociavano, che facevano delle clacsonate incredibili e si sentiva tutto, perché qui in Costa Rica non è che potete pensare agli edifici di Dubai in stra-insonorizzati. Qui non sono insonorizzati neanche con le guscia delle uova che vengono usate per insonorizzare le salette di quelli che vanno a suonare. E magari si arrangiano come possono. Insomma, siamo scappati da quell'hotel e siamo venuti in questo, che è un Radisson, che alla fine sembra che sia un posto dove si può stare in pace. È vero che siamo in città, noi ci siamo abituati all'isolamento e questo è vero che ci rende più sensibili al rumore, però sembrava che i treni entrassero in stanza. Vabbè, disavventure al giro del mondo. Questo è lo screenshot della mia piattaforma di broker Interactive Broker in azioni. Oggi ho chiuso un'operazione su Tesla. Vi avevo informato del fatto che sto operando su Tesla in modo abbastanza frequente, che avevo shortato e chiuso positivamente. Ho fatto un longhettino e ve l'avevo detto al webinar delle azioni l'altro giorno. Ecco la prova che tutto è vero e l'ho chiuso oggi. C'era un po' di incertezza, insomma, alla fine il mercato non è stra bullish, quindi ogni tanto qualche arraffata, la facciamo. Qua ci sono 1300 e qualcosa dollari in Tesla, l'ho chiusa oggi, è l'unica operazione che ho chiuso. Ho aperto un'operazione che finalmente ho annunciato, non per la prima volta, nella nuova community Sbanchiamo Wall Street. Allora, signori, la community è operativa, le persone si stanno affollando, prendendo gli appuntamenti, si stanno gettando dentro nella community. E alcuni di loro si stanno già sostanzialmente registrando in questi giorni, facendole chiaramente pagamenti, sistemando amministrativamente. Abbiamo già mandato delle operazioni, abbiamo già fatto una selezione sia in investing che speculativa. Oggi abbiamo fatto un'operazione estremamente aggressiva per dei motivi particolari che abbiamo spiegato. C'è chi sa e c'è chi non vuole sapere, comunque tutti un minimo sanno. E chi vuole approfondire di più, gli abbiamo spiegato i motivi dell'entrata su questa operatività estremamente speculativa. E questo è il risultato di oggi. Allora, il domandone di oggi è:
ma se io diversifico in diverse operatività, come faccio ad avere un andamento delle situazioni che mi scorrela un po' l'andamento, no? Questa è la mia prima domanda che vi butto lì. Bentornato a te, Iuri. Buonasera, carissimo Camillo. Un po' di saluti, Ion, Alessandro, Lorenzo, Andrea, Marco. Allora, il mio team mi dice una cosa. Buonasera. Ah, questa domanda io l'ho posta anche a Gianluca. Voi sapete che Gianluca De Risi, che saluto, è stato in diretta con me un paio di volte, è stato uno dei miei migliori allievi in opzioni. Ha una società di investimenti in Svizzera autorizzata, gestisce 400 milioni rotti di franchi e chiaramente una delle persone con cui mi sono confrontato per la gestione del rischio di tre operatività diverse è stata sicuramente lui, con una call intercorsa oramai mesi fa, a metà del 2021, credo. Alcuni fondi parlano di VAR. Il VAR è un modo di gestire e di leggere la volatilità di portafoglio, appunto, di un portafoglio variegato. Abbiamo a che fare con il Forex, che ha un certo tipo di risposta rispetto al mercato. Avete visto che l'euro-dollaro ancora viene giù, ma ha rimbalzato in questi giorni. Perché potrebbe aver rimbalzato? Perché il mercato finanziario, i mercati americani, hanno dato una risposta su quel livello di minimo che hanno trovato, e su questo livello ha reagito sia l'S&P. Cosa è successo? Che su questo rimbalzo il dollaro ha perso un po' di forza, quindi l'euro-dollaro, l'Australian dollaro, l'Australian hanno rimbalzato. Mentre questo accadeva, quindi se tu eri short, vedevi le posizioni ritracciare, perdere del denaro, dei profitti che hanno preso. Però che cosa succede? Che magicamente le posizioni long su S&P e Nasdaq guadagnano. Quindi tu sai che le tue asset class sono bilanciate in modo tale che, ok, rimbalza la borsa, puoi guadagnare alcune operazioni. Per esempio, porto a casa dei soldi da Tesla, una parte del portafoglio andrà in attivo, una parte delle operazioni di Forex ritraccerà. Però per stabilizzare il portafoglio Forex, vi do un'anticipazione, una spoilerata. Abbiamo appena chiuso, nel mio caso, 30.000 dollari, euro, quelli che sono, di AUD/USD. Quindi che cosa succede? Io ho una scorrelazione tra la borsa americana e il Forex. Una scorrelazione che comunque non è che ognuno va per i cavoli suoi in assoluto. C'è comunque una relazione. Allora io stabilizzo, per esempio, che è uno dei modi che ho, il profitto del Forex chiudendo una parte delle posizioni, un'altra parte la lascio a zonzo, e nel mercato azionario ci sarà una parte che è a zonzo, che va in attivo e va in perdita, e una parte invece. Allora, problemi di connessione, e allora vediamo se possiamo cambiare rete. Allora, abbiamo problemi di connessione. Abbiamo la rete mia sul cellulare che non dovrebbe avere problemi, ma abbiamo anche poi altre reti a cui poter attingere. E allora vediamo se possiamo attingere ad altre reti. Vediamo se possiamo attingere ad altre reti. Bluetooth cellulare. Allora facciamo un check, vediamo se si sente bene, se si vede qualcosa o no, perché qua è andato tutto in pappa, anche il cellulare. Ma perché il cellulare ha un problema? Aspettate un po', vediamo se siamo tornati. Nessuna connessione a internet. Allora, vediamo se siamo tornati, amici. Datemi conferma. Ho fatto un errore. Mi sono collegato col cellulare alla rete dell'hotel. Invece dovevo collegare solamente il PC alla rete dell'hotel. Perché il PC alla rete dell'hotel ce la dovrebbe fare. Allora, datemi l'ok che andiamo avanti. Questioni tecniche. Si dovrebbe ora vedere e sentire todo. Togliamo la condivisione dei profitti, l'abbiamo già fatta vedere, non cambia più niente. Ti sento e si dovrebbe anche vedere. Se mi date una conferma brevemente,
Ok, ho sbagliato a scegliere la rete iniziale. Dicevamo, allora, io una parte della soluzione del problema è stabilizzare i profitti. Cosa vuol dire? Io ho preparato un'operatività long sul dollaro nelle scorse settimane, che è arrivato a un profitto di 86.000. Ora, questo profitto di 86.000 non posso sapere se viene cancellato o no. Quindi, ho portato a casa 30.000, li ho assicurati. Mentre andava bene quell'operatività e pompava il Forex, l'operatività delle azioni long andava giù perché veniva giù l'S&P e il Nasdaq e andava in attivo l'operatività short. Allora cosa faccio? Quando vanno a gonfie vele delle operatività, cerco di portare a casa dei profitti per stabilizzare. Quindi io, per esempio, delle operazioni short nel mio conto di trading in azioni ho portato a casa un po' di soldi. Quelli assicurano una parte dell'equity, cioè degli strumenti che hai in portafoglio. Poi cosa è successo? Il mercato ha rimbalzato, è una cosa che io mi aspettavo, quindi ho aumentato le posizioni long. Il mercato mi è venuto incontro, oggi ho stabilizzato le posizioni long, per esempio, chiudendo Tesla. Ma quando andavo in attivo sul Forex e scendeva la borsa, ho stabilizzato il Forex chiudendo delle posizioni Forex. Ci siete qua? Ora questa cosa da spiegare sembra difficile. In realtà è difficile da architettare perché le cose spesso sono difficili perché la maggior parte delle persone riescono a farle. Una volta che hai trovato un modo e te lo spieghi, allora ecco qui che uno dei modi di stabilizzare l'architettura è chiudere una parte dei profitti. Siccome gli andamenti sono sì decorrelati, ma hanno una correlazione che chi conosce bene i mercati sa. Noi sappiamo che in questa fase il dollaro di base è in fase di rafforzamento. Quando si rafforza il dollaro, spesso, non è detto, scendono i mercati. E allora il lavoro da tenere in equilibrio è prendere dei profitti sul mercato azionario, come abbiamo fatto oggi con Tesla, quando il mercato del Forex ritraccia. Prendere dei profitti quando il mercato a gonfie vele del Forex viene nella tua direzione, allora scenderanno le azioni e allora chiuderemo in attivo alcune posizioni short sul mercato azionario. Vi torna la logica? Quindi non si può dire che siano scorrelati o decorrelati perché c'è una correlazione. Il punto è capire come quella correlazione si sfrutta per diversificare, scorrelare e quindi avere un'operatività Forex che va in una certa direzione rispetto all'azionario che va, non è detto che va in un'altra direzione, perché noi potremmo avere, e ce le abbiamo, posizioni long e short. Ci siamo? A questo punto, a complicare ancora di più le cose, arriva il mercato delle cripto, che in realtà è un mercato dove non vi è la possibilità ufficiale di andare short, è un mercato dove di base si va long. E allora come faccio? In ultima analisi, chiaramente, a fare i conti della serva, devo assolutamente, paghiamo il caffè che è arrivato, però non lo sapevo, se puede, in effettivo, come faccio? Ebbene, chiaramente dovrò anche diversificare i soldi che metto nelle asset class. Cosa ho deciso di fare io? Ho deciso di fare così. I soldi che metto nell'asset class delle cripto devono andare su un exchange cripto, quelli sono e quello è il rischio. Posso andare solo long, devo sapere che se il mercato viene giù posso fare meglio del mercato, ma avrò delle difficoltà. Mentre i soldi che metto per fare trading in azioni sono divisi da quelli delle cripto. Decido che metto di qua dei soldi, di là dei soldi. Nel caso delle azioni posso usare lo stesso margine per fare anche il Forex. E allora ecco che non mi servono 100.000 conti, vabbè io ne ho comunque tre perché ho quello del Forex dedicato, va bene? Però volendo stringere ed esemplificare, potrei avere un conto delle cripto, un exchange, e un conto per le azioni del Forex. Sul conto delle azioni Forex, cosa posso fare? Posso hedgeare, quindi andare long e short sulle azioni, hedgeando, e usare il Forex per un'ennesima hedgeata. Questo per avere una stabilizzazione del portafoglio. Ora, questa roba qua, chi all'inizio dice, Max, però è complicato. In realtà, se tu mi segui sul Forex sai esattamente cosa intendo, se mi seguirai sulle azioni impari, mettere insieme le due cose di fatto significa solo mettere le due operatività su un unico conto, perché tu sai come fare A,
e sai come fare B. Ovvio che io mi sono posto la domanda per diverso tempo, perché volevo sapere come poi regolare al meglio queste cose, e sono arrivato con delle risposte. Pensate che addirittura ci sono degli indicatori su alcune piattaforme, contratti broker, che ti fanno capire quant'è il tuo balance long short. Infatti io nella stanza dei bottoni, che utilizzo sia per chi vuole copiare e incollare, e che utilizzo incollare, ripeto, incollare, si poteva essere sentito male, sia chi invece vuole imparare, spiego come usarla, cosa faccio? Faccio questa sintonizzazione tra le operazioni long e le operazioni short. Poi chi sa fare il forex e mi segue ci caccia dentro anche quello. A questo punto siamo con una gestione altamente professionale del rischio e del portafoglio, assolutamente qualificata come gestione professionale di altissimo livello. Possiamo paragonare questo tipo di gestione ai fondi hedge, che magari hanno diverse asset class e hanno bisogno di equilibrare. Noi non stiamo parlando di quelle categorie di fondi hedge estremamente speculative che vanno ad esempio solamente short, o che magari sono specializzate nel natural gas e quell'anno lì prendono una scelta che, se è infelice, fanno molto bene o malissimo. Non è questa la nostra, il nostro benchmark. Il nostro benchmark è quella categoria di fondi che può andare long e anche short, quindi di base non è la classica categoria di fondi azionari che può solo comprare, ma di base è una categoria di fondi hedge che può andare long e short, diversificando in vari asset, e spesso alcuni di questi fondi vengono definiti neutrali, delta neutral. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono come obiettivo neutrale rispetto all'andamento del mercato. Vuol dire, attenzione, che se il mercato va bene o se il mercato va male, loro vogliono sovraperformare in modo positivo. Sentite parlare di delta neutral sia nelle opzioni, ma anche in quei fondi che vogliono essere scorrelati dall'andamento dell'S&P. I miei primi anni di carriera dicevo: ma come cazzo fai a scorrelarti dall'S&P? Se vien giù, perdi. Poi chiaramente sono arrivate le opzioni e ho capito come si fa e l'ho messo in pratica, ma ci sono anche prodotti che non hanno necessariamente le opzioni, perché noi stiamo parlando di andare long e short azioni senza toccare le opzioni e di usare il forex, che possono essere delta neutral o comunque sganciati dal naturale andamento del mercato azionario. E questo per me era il mio obiettivo di una carriera che comunque ha esplorato diversi strumenti, di una carriera che mi ha permesso di tradare su diversi strumenti con danari crescenti. E se io guardo nel mio futuro, dico: bene, oggi trado con un certo tipo di patrimonio, facendo i conti a spanne potrebbero diventare X tra tot anni. Come gestisco X? Cercando sì di sovraperformare il mercato, ma di non rimanere completamente in balia del mercato, perché mi girano un po' le palle a rimanere completamente in balia del mercato, anche se è profittevole nel medio-lungo periodo. Però se posso essere un po' meno in balia, preferisco essere in condizione di poter dire la mia nei mercati bearish, nei grandi e profondi ritracciamenti, nei cigni neri, in quel cavolo che vuoi, nei bull market e quello che vuoi. E allora il mio lavoro dell'ultimo anno e più è stato quello di mettere a punto non tanto un'operatività in azioni ben fatta, perché con il background del big money unito al mio, tutto sommato non ci voleva poi così tanto, ma mettere insieme un'operatività che fosse estremamente professionale e qualificante rispetto a questi requisiti. E allora adesso vediamo le domande, se ci sono. Allora, sicuramente i broker CFD non sono una buona cosa per fare le azioni, che ti fanno pagare lo swap, cioè il possesso delle azioni nel tempo. Allora, se io devo tenere un'operazione in azioni, non lasciamo stare magari 3 anni perché mi compro un'azione che ho in portafoglio fissa perché mi piace, ma anche il mese in cui faccio un'operazione che mi paga il 25%, però, e cavoli, se gli devo pagare uno swap
del 3% mi girano i maroni, quando possedere un'azione normale non prevede nulla da questo punto di vista. Ok? Un saluto alla Monica, che finalmente rivedo in diretta e che non ho salutato in questi giorni perché non la beccavo nelle chat. Ah, una cosa che stavo dicendo da parte del mio team, siccome qualcuno intanto mi scrive in chat, va che sto scrivendo alla Mara, al Christopher, se qualcuno non vi risponde per un periodo superiore alla settimana, riscrivete perché? Perché proprio ieri qualcuno mi ha scritto in chat, io ho avvisato il team e mi hanno detto guardate che ha scritto, ma il numero di telefono è sbagliato. Quindi ci sta che voi velocemente scrivete un numero sbagliato, noi vi ricontattiamo. L'altra cosa che può succedere, vi rispondiamo con una mail, boh, magari arriviamo in spam. L'altra cosa che può succedere è che magari se ci scrivete per proporci qualcosa, noi la valutiamo, magari non la riteniamo e non è che rispondiamo sempre. Quindi dipende dal motivo della richiesta. Se voi scrivete per un motivo di base, tecnico-commerciale e non ricevete una risposta dopo 7-10 giorni, riscrivete. Magari è colpa nostra, magari avete sbagliato voi il numero, magari il contatto si è perso. E qualcuno dice: vi aspetto da ottobre, insomma, siamo a febbraio. È vero che abbiamo dei tempi d'attesa, soprattutto quando ci sono delle novità come questa, magari per prendere un appuntamento al telefono con il dottore ci vogliono alcune settimane, però la risposta ti arriva, se non è un giorno, in due, in tre. Quindi tenete in considerazione questa cosa qua. Poi fate un'altra attenzione, dato che siamo in momento di messaggi, a quel profilo Max Mereghetti finto che va in giro a promettere che se gli date un bitcoin ve ne dà tre, io non vi do tre bitcoin in cambio di uno. Non moltiplico ancora i pani e i pesci, se mai dovesse accadere vi avviso e sarete i primi a saperlo e a beneficiarne. Thank you very much, this is for you. E quindi questa cosa qua tenetela in considerazione, ecco, non regaliamo Bitcoin. Purtroppo ho scoperto che non è una roba solamente mia, ci sono delle persone che sono molto seguite che vengono bersagliate da finti profili scam che vanno alle volte a scrivere anche sulle pagine o nei commenti o dove cavolo si inventano perché vogliono ricevere dei fondi promettendovi in cambio qualcosa. Vi dico la verità, è successo a un cliente, vi dico non nome e cognome, che ha dato 3.000 cosa euro a questi signori, che chiaramente in cambio non ha ricevuto nulla. Poi ha scritto a noi, chiaramente a me piange il cuore perché io non sono in possibilità di fare nulla perché figuratevi, ha segnalato 1 miliardo di volte a Facebook. Fra l'altro gli stessi di Facebook che mi hanno bloccato il profilo Instagram perché sono stato in Aruba vicino al Venezuela. E che aspetto se me lo volete ridare ormai da 3 mesi, forse 4, e poi alla fine non riescono a bloccare sti scammosi che creano anche dei danni. Per cui ve lo dico, ogni tanto do questo messaggio spot, mi spiace che possa succedere questo. Mi spiace, terzo punto, che alcuni di voi si fidino di broker senza licenza che gli promettono che guadagneranno, che gli mettono loro le operazioni sul conto, che gli fanno vedere che guadagnano, poi dopo 3-4 depositi spariscono con 20.000. Non utilizzate broker che sotto non hanno una licenza europea valida. Lo so che il problema non è per chi mi segue, ma è per chi è all'inizio e non lo sa, ma un broker non può dirti cosa comprare e fartelo al posto tuo, perché è in netta antitesi, conflitto di interessi, è illegale. Vola tutto le chiavi della camera rispetto alla legge, non può, solo che molti di voi all'inizio non lo sanno, dicono: ah, fa tutto lui e guadagno. Non si può. Ok, e fino a qua ci siamo, carissimo Marco. Va che bella foto, buongiorno, benissimo. Allora, se sei entrato nel servizio azioni, vi do un ordine di servizio: abbiamo messo dei segnali tra ieri e l'altro ieri, perché abbiamo detto che stavamo il 1° di febbraio, oggi è il 2, quindi tra il 1 e il 2 abbiamo messo delle operazioni. Di base, guardale perché sono ancora valide. C'è scritto per quanto tempo durano o fino a che prezzo, per cui non è che se arrivi e abbiamo messo un'operazione ieri, di base non è più valida. Sono valide, sono scritte le condizioni,
fino a che sono valide di prezzo, quel che l'è, perché non sono operazioni che apri e chiudi dopo un'ora, quindi alcune sono assolutamente attuali anche dopo un giorno, o addirittura c'è scritto di alcune che possono essere valide per una settimana o quel che l'è, ok? Quanti sono i corsi attivi? Cosa intendi? Allora, noi facciamo operatività in Forex, in azioni e in cripto. In questo momento c'è un'offerta aperta per entrare nelle cripto, nelle azioni, sbanchiamosi.com, ma quando c'è un'offerta attiva, come in questo caso per entrare in un segmento, potete chiedere un'offerta congiunta. Quindi sono tantissimi che chiedono le azioni e le cripto, le azioni e il Forex, per esempio, e vogliono la diversificazione. Per questo motivo è inutile dare riferimenti di valori in live al webinar, prendete un appuntamento con il tutor. Se avete visto il webinar andando in Sbanchiamo Wall Street, c'è la registrazione in alto, beatamente, del webinar che si è tenuto l'altro giorno, il 31 di gennaio. Fra l'altro, la zanzara spacca ossa che mi ha contaminato, mi ha liberato dalla febbre, quindi mi ha permesso il 31 gennaio di andare a fare questo appuntamento a cui tenevo particolarmente. Spero sia anche morta la zanzara, che mi appunto comunque. E va bene, perfetto. Sempre Max, aspetto che sono entro poche in azioni, perfetto. Ti aspettiamo in azioni. Fineco mi ha risposto. Allora, Fineco mi ha risposto che lo short lo fanno in marginazione, in leva 1 no. Allora, attenzione, in marginazione la risposta normale, cioè ti chiedono un margine. Siamo noi che non andiamo ad esagerare con quel margine, per cui se Fineco ti dà la possibilità di andare short, va bene. Tanto noi la possibilità di andare short, perché si chiama marginazione? Perché loro ti chiedono un margine. Cioè, io ti faccio un esempio, se io adesso shorto Tesla, giusto perché oggi abbiamo parlato di Tesla, che non sto shortando, però faccio finta che la shorto, che cosa succede? Che la shorto a $900, se compro un'azione Tesla è facile fare i conti del margine, perché al massimo posso perdere $900. Allora il broker può chiedermi un margine di $900 o un po' meno. Se però vado short, il rischio massimo teorico non è calcolabile. Cioè facciamo finta che Tesla va a 90.000. Io che sono il broker, come faccio a sapere quanto chiederti di margine? Allora di base il broker fa due calcoli. Il primo è sulla base della volatilità, cioè quanto è volatile Tesla, e quindi quanto ti chiedo per aprire di margine Tesla short, ragionevolmente, perché ragionevolmente non andrà a 90.000 e non ci andrà in un salto. Quindi il margine, che è una cosa complessa da calcolare per i broker e che può mandare in default un broker, ricordatevi il crollo del franco svizzero, ricordate il crollo dei future del petrolio nel 2020, che è stato un problema per molti broker e qualcuno è andato in default. Quindi deve calcolare il margine affinché tu possa avere i soldi sul conto per rispondere. Allora nel calcolo del margine dello short di un'azione ci sono una serie di problemi da risolvere. Ogni broker li risolve come meglio crede, ma si dice che ti chiede un margine. Un margine, se tu apri e chiudi l'operazione intraday, un margine più grande, si dice di maintenance, cioè per mantenere la posizione aperta più giorni, più alto se tu chiedi di tenere la posizione long per più tempo. Ci siamo? Quindi questo è quello che fa il broker, e questa cosa che fa il broker rientra nei suoi parametri. Noi di base non superiamo e non violiamo quel margine, perché noi cosa facciamo? Calcoliamo un margine in leva 1 ipotetico, anche se io non posso calcolare il massimo rischio di uno short in un certo modo. Questo modo di base rientra nei parametri di qualunque broker, non te lo posso giurare perché non posso sapere nello specifico ogni broker cosa fa, ma vedrai che al 90% quando tu farai operazioni short insieme ai long con il calcolo del rischio come facciamo noi, andrà bene per qualunque broker. Questo è il riassunto generale. Sono contento che però mi dici che Fineco va short, perché qualcuno mi aveva detto di no, io non conosco
tutte le cose di tutti i broker, non conosco neanche tutti i broker. So solo che Fineco è un ottimo broker italiano, che è anche banca, quanto ne so, dà le carte di credito, i conti correnti, puoi pagare le bollette, tutto. Fa il mercato americano, non so quante azioni fa un sacco di ETF e fa anche il Forex. Sulle commissioni non mi permetto di esprimermi, però so che una banca e broker, fra l'altro fu il primo a fare trading online a un certo livello, c'erano solamente alcune sim allora, e a fare delle campagne cartellonistiche a Milano. Ebbi anch'io un conto con loro una vita fa. Ciao a te Pasquale, fantastico Marco, aspetto per le info a Telegram. I Telegram ricordiamo che sono due, chi vuole fare copia e incolla ha l'accesso a un Telegram più il canale Telegram di supporto. Chi vuole fare copia e incolla impara avrà accesso al canale copia e incolla dove ci sono gli ordini e poi tutti i motivi dell'ingresso, dell'entrata. Oggi abbiamo fatto un'entrata, ragazzi, a gamba tesa, da dietro, l'arbitro non ha visto, speriamo non fischi, e chi per esempio è nel canale copia e incolla sa che siamo entrati, brevemente comunque due info sulle istruzioni ci sono, chi è in copia e incolla impara sa assolutamente quali sono i motivi specifici ed è un'entrata molto particolare qui oggi anche dal punto di vista descrittivo dell'entrata, c'è tutto il mio background, il mio scibile messo a disposizione di questa entrata che speriamo che vada come noi vogliamo, probabilmente anche nel breve, altrimenti sposteremo un po' l'orizzonte temporale, però è un'entrata che mi dà soddisfazione perché ci metto dentro tutta la mia carriera descrittiva, per cui è molto bello. Ah, poi, per chi fa copia e incolla impara, c'è il primo video fatto dal Big Money, perché lui farà due tipi di video, il video report dove ti spiega la settimana come andate alcune cose, e poi il video focus sulle azioni che compriamo di investing. Io quando l'ho visto ho pianto, stupendo, sono 16 minuti di gloria in cui lui vi descrive alcune cose di base sull'azienda, poi apre un tool che non è di quelli della banca ma si può anche avere se lo volete gratuitamente o a pagamento e ti fa vedere i parametri per cui lui sceglie quell'azione con quel gusto dal professore che ti spiega e ti fa apprezzare la matematica se non ti piace, la fisica se non ti piace, la chimica se non ti piace, l'inglese se non ti piace, l'italiano se non ti piace e diventa la tua materia preferita e decidi di laurearti in quella facoltà. Il primo video è già stato pubblicato, stupendo, io me li guardo tutti, sono il primo consumatore di video del Big Money, gli faccio i complimenti WhatsApp perché veramente sono straordinari. E oggi pubblicamente glieli posso fare. Quindi il video lo ricevete nel Telegram, così non dovete andare sui siti, non vi dovete rompere le palle, non dovete fare login e soprattutto tradiamo e impariamo, c'è inutile che vi facciamo 100 video da studiare. Quando facciamo un'azione vi diciamo perché quella determinata azione ha e quali sono i parametri di bilancio, roba bellissima, e chi entra può già andare indietro e vedere il primo video focus su questa prima azienda che ci siamo caricati in portafoglio. Oramai a partire dal 1° febbraio quello che io faccio è allineato in tutto e per tutto con voi, quello che non è allineato è quello che io ho fatto. Vabbè, e lì se chiudo la posizione su Tesla, come oggi l'avevo presa prima del servizio e non ve la posso comunicare, però tutto quello che io faccio e ho fatto dal 1° febbraio è allineato, compreso oggi, va bene? Allora, l'ho sentito ma non lo conosco particolarmente. Comunque andate sempre sotto alla pagina del broker e leggete il numero di licenza e il paese in cui è la licenza. Dovete prendere broker che hanno licenze in Europa. Personalmente non mi piace Cipro. Prendete broker che hanno licenze in Europa, se possibile non Cipro. Così andate sereni perché hanno la sottoscrizione della normativa. Poi un broker può andare male perché è un'azienda, cioè hanno fatto gli scatoloni anche quelli come si chiama, della Lehman Brothers, era una banca di investimenti che avevano definito intoccabile. Però se andate in broker che non sono soggetti alla normativa europea
Già non è bello e alcuni nascono già con principi scam e schemi scam. Se voi andate sotto una MiFID, già vi liberate della impossibilità che il broker faccia delle cose che non vanno bene, tipo prendere i vostri soldi per andare a fare la spesa o fare le campagne di marketing, cosa che se non sono sotto normativa possono tranquillamente fare, perché non devono segregare i fondi. E voi direte, ma va davvero Max? Eh sì, ma molto spesso il problema del fallimento di un broker non è dovuto a la malafede, cioè se io fallisco come broker in buona fede, certo perdo i soldi lo stesso, ma a parte che vanno in procedura, quindi magari vi ridanno i soldi perché sono segregati, vengono acquisiti da un altro broker, in ultima istanza possono avere problemi come Lehman Brothers. Ma alcuni broker nascono con l'intento di essere fuori legge, perché non si normano. È come se io guido senza patente, non faccio la targa. Qua in Costa Rica giriamo da 3 mesi senza targa, perché si può, c'è nata una macchina nuova, però c'è un foglio attaccato sul vetro che ci hanno detto che va bene così. Non faccio la polizza della mia macchina mentre guido. Cioè questi sono atteggiamenti da fuori legge o fraudolenti. Un broker che vuole lavorare bene si prende la licenza nel paese del cliente dove vuole operare. È il minimo. È come andare a fare l'università per fare il dentista. No, non faccio il dentista senza aver fatto l'università e avere un pezzo di carta. Poi è vero che Striscia la Notizia in Italia ne ha smascherati alcuni. Infatti non dovrebbe essere così. Poi posso essere un bravo dentista, un pessimo dentista, ma quello è un altro discorso. Però almeno lo straccio di diploma, di laurea, che mi dà il diritto a esercitare l'aggiornamento. Voi entrate da certi dentisti o da certi avvocati che non vedete il colore delle pareti perché c'è scritto tutto quello che hanno fatto. Non vuol dire che vincono le cause, però cavoli, almeno possono andare in tribunale. Se no vedete come il film Suit, stupendo, di Netflix, la serie, che lui andava in tribunale senza essere laureato. Però vabbè, e vinceva pure. I broker in Australia non sono legittimati ad operare in Europa. Sono con licenza australiana. Se non altro una licenza, meglio che non averla. Però è ovvio che se io voglio scegliere un broker star sereno, scelgo un broker con licenza MiFID. E poi lo voglio grosso sto broker. Lo voglio con le contropalle. Aprite il broker in Australia, lo so già, perché vi danno leva 100-300. Se usate leva 100-300 morite, quindi non vi serve. Quindi rimpatriate e usate un broker con licenza MiFID che vi dà la leva 30, che basta e avanza. È impossibile guadagnare con la leva 30 per un periodo lungo. Prima o poi, e se vi danno leva 300, figuriamoci. Quindi tranquilli. Non è il problema del super precisi fiscali, è il problema che stai autorizzando la tua operatività sotto un'altra normativa. È vero che c'è una licenza in Australia, questo è vero. Quindi non è una di quelle categorie problematiche seriamente. Infatti lo so che alcuni clienti nostri stanno con certi broker in Australia. Non è come avere un broker senza licenza, assolutamente. Non sto dicendo questo, non sto dicendo che non ti daranno i fondi, mai detto. Abbiamo analizzato un broker che tempo fa venne segnalato dalla Consob, proprio perché faceva promozione sul pubblico italiano senza poterlo fare. Allora, non vuol dire che non ti danno i fondi indietro, vuol dire, boh, perché ti serve, ok? Anche voi mi siete mancati, perché essere impossibilitati di andare in diretta perché non stavo bene, non mi faceva impazzire. Se non ci vado, perché faccio il giro della Costa Rica, va bene, e comunque non è che non ci vado per 2 settimane. Se non ci vado perché sono steso nel letto e non so se mi alzerò, se esagero però, allora non mi piace neanche. Benissimo. Allora, purtroppo, sono in completo disaccordo con questa cosa e non facciamo i nomi perché adesso non è piacevole, però io mi scrivi ai miei e ti faccio sapere com'è andata, perché lui si è preso degli impegni che ha firmato. Se manca degli impegni vi deve rimborsare, lo dico pubblicamente perché mi fai
pubblicamente la cosa. Io ho avuto, ho preso una mia posizione di contrasto con questa probabilmente persona che citi, per cui mi scrivi e mi dici e io ti faccio sapere com'è andata, perché si sbaglia nella vita e io ho fatto i miei errori, di solito in buona fede, come in questo caso, però in questo caso io sono intervenuto in un modo molto chiaro, per cui ci scrivi e risolviamo la questione, perché non mi piace che ci siano questi problemi, perché c'è stata molto chiarezza nei confronti di lor signori, che non voglio far scoppiare la polemica, non mi interessa, però la chiarezza nei confronti di chi ha dato la fiducia, sì. Allora, da Viareggio, signori cari, città che io conosco molto bene, perché io ho fatto il militare nel paracadutisti a Pisa, e quindi spesso, oddio, qualche volta che non rientravo, eccetera, salto a Viareggio e lo facevo. Domani BCE non far payroll. Io tengo le mie posizioni aperte sul Forex. Ci sarà turbolenza, non è detto, ma probabilmente, perché c'è tensione. Quest'anno è un anno in cui ci saranno delle cattive notizie. I tassi di interesse, il tapering, e l'altro sono le trimestrali. Le trimestrali fanno male. Oggi PayPal ha fatto meno 25. Netflix qualche giorno ha fatto meno 25. Poi Google ha fatto più 10, cioè qui c'è la riga di distinzione netta tra chi continua a far bene. Google è difficile fare sempre bene, ma stiamo parlando di aziende incredibili, e chi un po' di defiance ce l'ha. Non è che fa schifo, ma basta una delusione rispetto a, e ci sono i problemi. Allora, non parlo di altri trader, quindi non fatemi fare le parole degli altri trader, quello non mi permetterei mai, non mi interessa, soprattutto facendo nomi e cognomi, per carità. Io non conosco nessuno. Quelli che li conosco possono avere un parere, ma non lo esprimo pubblicamente, perché io l'unica cosa che dico è, ci sono trader che mostrano i conti con risultati veri, cioè conti che si possono, e trader che non fanno, e questo non riguarda me. Lì non voglio entrare, perché figuriamoci se ci mettiamo a scannarci su questa roba qua. Allora, signori, che cosa penso? Voglio vedere se l'S&P e il Nasdaq riusciranno a fare nuovi massimi, perché i minimi di periodo che sono stati fatti segnare reggono, il VIX è tranquillizzato con l'attività del mercato, vediamo se è in grado di fare nuovi massimi, nonostante le notizie un po' complicate, che sono appunto dovute ai tassi di interesse, al tapering e alle trimestrali, che in alcuni casi sono molto belle, anche Apple è andata benissimo, in alcune case sono brutte come quella di PayPal, oppure non particolarmente brutte ma inferiori attese come quella di Netflix, o non particolarmente brillanti come quella di Tesla. È un anno in cui non vuol dire che la borsa non salirà, cioè questi motivi, che sono i tre motivi importanti per cui il mercato avrà più problemi probabilmente a salire rispetto al bull market del 2021, non vuol dire che non salirà. Ci sono stati anni in cui questo è successo, che la borsa è stata comunque positiva, quindi toglietevelo dalla testa. È un mercato più selettivo? Probabilmente sì, perché la linea netta tra chi fa molto bene, continua a fare molto bene, e chi comincia a scricchiolare o perde colpi ci sarà. Mentre nel 2021, in modo quasi indiscriminato, le cose sono andate bene per un bel po'. Ricordatevi che i nuovi massimi di S&P e Nasdaq non sono stati nuovi massimi per tutti. Se andate a vedere la MicroStrategy, che è l'azienda del mitico Michael Saylor, che è andato alla ribalta delle news perché compra Bitcoin come se non ci fosse un domani, indebitando l'azienda, viene giù, come Dio la manda, da diverso tempo. Non è che viene giù da ieri o dal 2022. Quindi i nuovi massimi dell'S&P e del Nasdaq non vogliono dire che tutte le aziende quotate dell'S&P e del Nasdaq vadano bene. Anzi, questo è importante. Allora, cosa ne pensi delle IPO? Allora, io preferisco fare trading su aziende, soprattutto sul mercato americano, che ce ne sono a tonnellate, consolidate. Perché andare a cercare un IPO che può andare molto bene, molto male, che può andare bene giorno, che è una specie... Ci sono così tante occasioni, capendo quali sono i dati delle aziende che compri, comprando anche i crolli se vuoi, di cui hai in mano qualcosa, piuttosto che un IPO che è una roba recente. Quindi
Non mi sembra un metodo che abbia serialità con cui andare a fare l'operazione. È un po' più simile a che figata, vediamo se va bene. Non è una cosa che mi interessa. Preferisco una cosa più seriale. Tutto qua. Allora, si pagano le commissioni per andare long e short su Interactive Broker? Assolutamente sì. I costi sono tra i più bassi al mondo e direi che va veramente bene la questione. Molto bene, anche oggi ci siamo occupati di informazioni interessanti, di stare un po' insieme e di parlare di cosa ne pensate. Ci rivedremo in diretta nei prossimi giorni perché adesso sto a San José. Quindi probabilmente scrivetevi nel canale Telegram gratuito Vivere di Trading, così siete aggiornati o attivate le notifiche di YouTube, Facebook, eccetera. Staremo qui fino a venerdì, se tutto va bene, disavventura parte, poi sabato si parte, per cui andremo in diretta, non so se tutti i giorni, ma insomma fino a venerdì sarà abbastanza facile per me andare in diretta. Poi si parte e si vedrà, ok? Allora non potete scrivere direttamente a me, ma potete scrivere al mio team, i riferimenti sono ovunque, gli fai presente la questione, io ho già fatto lo screen del tuo commento, l'ho già mandato al mio team, scrivi al mio team, gli dici ciao Mara, ciao, sono quello che, ta-ta-ta-ta, ha detto Max, io ho già segnalato tutto e ti faccio sapere attraverso loro, mi dici chiaramente i nomi e cognomi, non qui, perché alla fine non ci interessa fare il clamore, però mi dici, io ti dico qual è la questione che c'era in ballo. Va bene? Io vi ringrazio per essere stati con noi quest'oggi, ringrazio tutti per i vostri contributi. Andando short non si opera con i CFD, si opera comunque in azioni, quindi non si paga lo swap, basta che scegliete un broker che non opera in CFD, quindi non dovete pagare nulla di swap, magari vi fanno pagare qualcosa di margine nel tempo, ma non sono questioni proibitive. Questo è importante. Allora, indovinate la prossima tappa e vincete Max Token? Allora, Max Token, bravissimo, grazie. Verranno dati gratuitamente a tutte le persone che entrano nei nostri percorsi, compreso le azioni. Verranno distribuiti ancora nelle prime fasi del 2022. Abbiamo fatto il primo avviso di distribuzione massiccia, a gennaio ce ne sarà un altro, ci saranno nei gruppi Telegram dei vari servizi prima le distribuzioni massicce. Poi arriverà la distribuzione massiccia sui social. 2022 prima parte, poi inizierete a consumarli per i nostri prodotti e servizi, vi spiegheremo come, ok? Non si possono comprare, si possono ricevere solo gratuitamente in airdrop. Non è un collocamento, assolutamente. Non è un token security, è un token utility a diritto ai nostri prodotti e servizi. Non è un NFT che adesso se ne parla tantissimo, non è una figurina, non è un piccione, una racchetta, è un max token, token utility classico, come sono nati i token nel mondo, diciamo, dell'online. Dà la possibilità di fare delle cose con noi. Allora, la diretta è crollata come spesso accade una volta al giorno, se no non è una diretta fortunata. E allora, ecco qua. Allora, se vuoi info, scrivi sul sito ufficiale, così nessuno ti rompe le palle con finti scam, Filippo. Scrivi sul sito sbanchiamowallstreet.com. Lì puoi entrare in contatto con noi. Poi, per le azioni, il forex, scritto. Scrivi lì, entri in contatto con noi e a questo punto via. Allora, da milionario quale consiglio daresti ai giovani? Allora, giovani e meno giovani che non partono grazie al fatto che papà ti fa un bonifico da 1 milione, che può anche essere un grosso problema. Ricordo dei ragazzini che ho visto in giro a Chiasso con una macchina, non mi ricordo che macchina era, mi pare la McLaren, però le porte si aprivano così.
è sceso, non capivo se aveva 18 anni, e prima di scendere ha tirato giù il finestrino e parlava con una ragazzina. Ho detto: non so se è una fortuna avere quei soldi. Comunque, per chi deve fare la fatica e i sacrifici a risparmiarseli, guadagnarseli e metterseli via, il consiglio banalmente è: fa il tuo lavoro, trova il modo di risparmiare dei soldini, usali e investili, perché è giusto, è doveroso che tu impari a farlo, con l'intelligenza finanziaria delle regole del denaro nei mercati finanziari, non con la speculazione becera di chi vuole triplicare subito quei fondi lì con la leva, con l'ultimo modello del trading, lo stop loss, ma uso 100 di leva. Perché se tu impari e hai la fortuna, magari, di non avere troppi soldi da investire, ma di essere giovane, e anche per i meno giovani, hai un lungo tempo in cui puoi moltiplicare questo valore delle informazioni. E la saggezza, che mi ha detto che devi arrivare a 50, 40, 60 anni per avere, ma puoi averla anche da ragazzo, perché alla fine la saggezza e alcune regole intelligenti non è che devi avere l'età per averle, ti porta nel tempo a proiettare quel risultato negli anni. Quindi, se tu impari bene le regole del denaro sui mercati finanziari, fai le cose giuste, poi i soldi arrivano, i risparmi arrivano. L'importante è non fare quelle operazioni stupide che i soldi sul mercato finanziario te li fanno perdere. Come si dice nei corridoi di Wall Street, ogni tanto lo dico, la borsa è il posto dove gli stupidi si separano dal loro denaro, ma non per insultare volgarmente le persone. Perché noi siamo stupidi se non abbiamo certe informazioni, ignoriamo certe informazioni e allora li perdiamo in modo stupido. Allora, avere una riduzione del proprio capitale perché si va incontro a un momento in cui c'è una riduzione fa parte del gioco, ma perderli, cioè fare delle cose che te li faranno perdere inesorabilmente, non va bene. E ci sono alcune regole del denaro, dei comportamenti corretti che servono per una buona dieta, per un buon fisico, per una buona salute, e per far salire i propri danari investendo sui mercati. Va bene? Con questa chiusura vi saluto, vi ringrazio. Siamo anche in allarme batteria sull'Apple e vi aspetto alla prossima diretta e in Sbanchiamo.